Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si costruisce con GeoGebra una parabola. Andiamo a vedere allora in Wikipedia e ci dice che la parabola è il luogo geometrico dei punti di un piano equidistanti da un punto fisso F, detto fuoco, e da una retta detta direttrice. Poi in particolare ci dice che una parabola è una curva ottenuta come intersezione di un cono circolare e un piano parallelo. Allora, vedete che in questa figura qua si vede che l'intersezione di un piano e di un cono danno questa area grigetta. Noi praticamente in GeoGebra tenteremo di ricostruire questa immagine che c'è all'interno di Wikipedia, cioè l'intersezione fra un piano ed un cono circolare. Allora andiamo in GeoGebra Classic, che è la suite di GeoGebra più completa che si installa nei computer, desktop o laptop. E che cosa facciamo? Siccome dobbiamo creare un cono circolare, immediatamente noi dobbiamo vedere il pannello dei grafici 3D. Con il tasto destro del mouse, vedete, io lo ruoto, poi posso ridimensionare tutti i pannelli. Facciamo così: se io clicco nel pannello 2D, vediamo gli strumenti del pannello 2D, se clicco nel pannello 3D, vediamo gli strumenti, la barra strumenti del pannello 3D. Nel pannello 2D, diciamo, descriviamo immediatamente una circonferenza e ci dice dati il centro e il punto. Quindi il centro lo mettiamo al centro all'incontro dei nostri assi cartesiani e gli diamo un raggio 2. Quindi ha diametro 4 e raggio 2. Questa circonferenza viene chiamata C minuscolo. Vedete che in GeoGebra c'è differenza fra la maiuscola e il minuscolo. I punti sono maiuscoli, la circonferenza è C minuscola. Con il tasto destro vediamo che la circonferenza si vede anche nel pannello tridimensionale. Adesso noi dobbiamo costruire, a partire da questa circonferenza, un cono. Quindi, avendo cliccato praticamente nel pannello 3D, noi abbiamo adesso il set di strumenti tridimensionali. Quindi vediamo in questo menu c'è proprio la voce cono, la clicchiamo, c'è scritto seleziona il centro della base, poi il vertice e quindi inserisci la misura del raggio. Allora, il centro della nostra circonferenza è questa. Per quello che riguarda il vertice siamo un po' liberi, possiamo dargli 4 e il raggio della nostra circonferenza ci ricordiamo che è 2, cioè la nostra circonferenza C piccolo ha raggio 2 e diametro 4 ed ecco che viene creato, vedete, un cono. Ma siccome Wikipedia ci dice che per avere una parabola noi dobbiamo intersecare questo cono con un piano che però non passi per A, perché se passa per A non viene fuori una parabola, viene fuori un triangolo, allora facciamo così. Riandiamo nel pannello 2D, scegliamo un punto intermedio, questo punto intermedio viene chiamato D e vedete che si vede anche nel pannello 3D e adesso finalmente possiamo scegliere all'interno del menu dei piani. Possiamo fare, ad esempio, possiamo scegliere questa voce qua, piano perpendicolare, cioè ci dice seleziona un punto e una retta perpendicolare. Quindi come punto noi abbiamo detto D e come retta noi il nostro asse. Ed ecco che vedete che viene questo, diciamo, questo piano di intersezione celestino rispetto al cono rosa, vedete che già si intuisce che la nostra immagine è abbastanza simile, vedete quanto è simile a quella data da Wikipedia, ci siamo quasi riusciti. Se noi la rigiriamo non si vede, ma comunque è abbastanza, cioè l'intersezione di un piano perpendicolare e un cono dà una parabola. Siccome noi abbiamo imparato questo termine tecnico, noi lo possiamo usare. Il nostro cono si chiama A piccolo, il nostro piano si chiama P piccolo. A scriviamo intersezione, aperta parentesi, di A piccolo, virgola P piccolo. Ed ecco che viene data la nostra parabola. Vedete? Questa adesso finalmente è descritta in una maniera più chiara. Questa è la parabola, quindi intersecando due entità nel mondo tridimensionale, viene fuori un'entità bidimensionale che è la nostra parabola. Adesso, se noi vogliamo, per esempio, fare vedere qual è la direttrice, noi abbiamo questo punto D, noi possiamo andare in questo menu qua che è retta perpendicolare, ci dice seleziona un punto e una retta o un piano perpendicolare. Allora noi selezioniamo il punto D e il nostro piano bidimensionale ed ecco che questa passante per D è la direttrice della nostra parabola, siccome dice che la parabola era questa entità in cui i punti sono tutti equidistanti alla direttrice. Bene, il video di oggi finisce qua, grazie per averlo visto fino alla fine e vi diamo appuntamento al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.